Movida e coprifuoco, una nuova petizione dei residenti, i difensori della notte, non siamo vandali. E adesso torniamo in città perché c'è un nuovo capitolo nel braccio di ferro sulla Movida, sentiamo. 81 firme in calce a una petizione, 81 residenti del centro storico nella zona tra San Donnino e Via Diaz si scagliano contro la Movida e aprono un nuovo capitolo nei giorni in cui la tensione sulle chiusure dei locali della città a mezzanotte, salvo deroghe, agita il dibattito politico e non solo. I residenti parlano di disagi per schiamazzi, grida e sporcizia nelle ore notturne, ma denunciano più in generale una situazione di degrado e vandalismo, scritte sui muri, imbrattamenti di portoni, saracinesche e danneggiamenti. 81 firme, si è detto, tra le quali spiccano quelle del presidente della circoscrizione centro, Massimo Mascetti, del consigliere comunale del PDL, Veronica Airoldi, e del sostituto procuratore di Como, Antonio Nalesso. Il documento, indirizzato al sindaco Bruni, al prefetto Tortora e all'assessore alla sicurezza Scopelliti, chiede l'installazione di una telecamera sulla Pinacoteca, oltre a provvedimenti per il controllo. Per quanto riguarda l'ordine pubblico, siamo dalla parte dei residenti, è ovvio, replica Alessandro Nardone, uno dei promotori della raccolta firme a favore dei locali aperti di notte, ma, dice, non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, confondendo le moltissime persone civili con i vandali, che sono vandali anche di giorno e si scatenerebbero ancora di più se non ci fossero i locali aperti di notte. I bar sono un deterrente per i malintenzionati. Intanto il movimento Pro Movida è arrivato a 3.100 firme sulla petizione, 7.000 contatti in Facebook, 35 locali aderenti e 60 attivisti.